Ciao, riprovo questo video. Dunque, per informarvi, sono in Iran, ma sto bene. Noi siamo a Yazd, che è molto lontano, abbastanza lontano da Teheran, e domani andrò ancora più lontano. Non ci siamo accorti di niente di quello che è successo ieri a Teheran. Io l'ho saputo da tutta questa gente che mi chiamava dall'Italia e quindi mi sono informata. Faccio questo video essenzialmente per rassicurare le persone vicine, gli amici che mi vogliono bene, perché io sto bene e sono costantemente in contatto con l'ambasciata, quindi se la situazione dovesse precipitare sapranno loro cosa consigliarmi. E vale sempre lo stesso per i nemici che si rassegnino perché io sto bene. Nello stesso tempo vi faccio vedere questo posto, che è una delle città più antiche al mondo. In questo momento mi trovo su la Torre del Silenzio, che è una zona dedicata al culto di Zarathustra, perché qui ovviamente sono quasi tutti musulmani, ma c'è una minoranza zoroastriana ancora oggi. E stamattina sono andata a vedere anche un tempio dove c'è questo fuoco che antichissimo, da migliaia di anni non viene mai spento per questo culto zoroastriano. Che dire, l'Iran è bello, peccato che in Italia arrivi questa propaganda che spesso ci sconsigliano di venire, perché io fino a ieri mi sentivo veramente molto, molto sicura, proprio essendo una donna sola. È bello ed è molto simile ai nostri paesaggi, proprio i paesaggi della Lucania. Stessi paesaggi, montagne, case antiche, tipo questa Yazd, una città antichissima. Non lo so come spiegarmi, a me sembrano i sassi di Matera però trasportati in Oriente. E la gente è bellissima, gli iraniani sono speciali, sono accoglienti. Quello che leggete è vero, io ho conosciuto tantissimi iraniani in così poco tempo, gente che mi ha invitato a casa per mangiare, gente che mi invita a dormire, chi ti accompagna, chi ti dà un passaggio. Tutte persone splendide, quindi io mi sento proprio bene. Per questa faccenda dell'attentato non lo so che cosa succederà, però vorrei dire una cosa a quelli che pensano che io sia venuta troppo lontano, in un posto troppo poco sicuro. Io vi voglio ricordare che la settimana scorsa a Londra i terroristi hanno sgozzato delle persone in pieno centro e io ero qui, ma a Londra c'è mio figlio, quindi potete immaginare il pensiero dove va. Londra è nostra, è europea, perché dovrebbe essere più sicura di qui? Certo, qui non era mai successo un attentato, è successo ieri. Se abbiamo paura degli attentati, dobbiamo stare a casa, dentro casa, proprio dentro la nostra casa, perché ormai sono dovunque. Io non lo so che cosa succederà domani, non mi intendo di politica estera, non voglio neanche immaginare. Per ora io sto qui, sto bene, mi sento ancora sicura e spero che, penso che tutto andrà per il meglio. E comunque io vi terrò aggiornati. Ciao a tutti!